Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio dirti che anche tu sei come Mary Poppins. Cosa voglio dire con questo? E conosci Mary Poppins? Beh, resta fino alla fine del video e scoprirai cosa voglio dire. A dopo! Ebbene sì, anche tu sei come Mary Poppins. La conosci? Mary Poppins è un film di un po' di tempo fa della Walt Disney e praticamente è una tata un po' magica. E se hai visto il film, sai cosa voglio dire, nel senso che i due bambini che guarda questa tata si trovano ad affrontare delle vere e proprie magie, delle grandi avventure. E sai, nella borsa di Mary Poppins c'è un po' di tutto. Esce fuori da una borsa piccolina così, di tutto. Un appendiabiti, un ombrello, qualsiasi cosa. E Mary Poppins ha un metro molto speciale. E quando misura l'altezza, invece di dirgli l'altezza, gli dice come è la sua personalità. E quando guarda la sua altezza, indovina cosa dice? Dice Mary Poppins, praticamente perfetta. Sì, e perché anche tu sei come Mary Poppins? Beh, perché siamo perfetti, siamo veramente perfetti. Non so se ti sei mai resa conto di quanto il nostro corpo è perfetto. Cosa riesce a fare il nostro corpo? Riesce anche a rigenerarsi da sola. Quando ti tagli arrivano le piastrine che si mettono tutte insieme e ricostruiscono la tua pelle, guariscono la tua ferita. Il nostro corpo è veramente perfetto e tutto quello che ci circonda è perfetto. Se guardiamo la natura, come cresce un fiore, come il fiore è fatto apposta per dare da mangiare alcuni animali e alcuni animali sono fatti apposta per dare da mangiare altri animali. E l'universo, guarda anche il nostro sistema solare. Se guardi il sistema solare è fatto a tal modo che i pianeti non vanno a picchiare l'uno contro l'altro. Il sole è messo a distanza per non bruciare il pianeta. Il Sole è una stella che non si sta spengendo come sta succedendo ad altre stelle nello stesso sistema solare. Quindi vedi che è tutto perfetto. Quindi anche te sei un essere perfetto. E devi saperlo, devi capirlo e devi sentirlo. Essendo questo essere perfetto potrai avere la vita perfetta. In realtà hai già la vita perfetta. Perché hai la vita che te stai chiedendo all'universo. Ho già spiegato che cos'è la legge d'attrazione. Se non lo sai che cos'è, vai a vedere il video passato, ma per farti un riassunto breve, la legge d'attrazione è pensare e creare. Credere e creare. Quindi ricordati che la vita che stai vivendo ora non è altro che il risultato di quello che tu stai pensando, del messaggio vibrazionale che stai dando all'universo. Perché mi figuro come se siamo delle grosse antenne che trasmettano una trasmissione all'universo e l'universo ti risponde con la stessa trasmissione, con la stessa lunghezza d'onda. Quindi stai molto attenta a quello che pensi, a quello che credi, perché lo credi. Beh, come sempre spero che questo video ti sia utile e che ti piaccia. Se ti piace metti un bel mi piace e condividilo con i tuoi amici, così possiamo aiutare anche loro. Se ancora non l'hai fatto, visita il mio sito saracalloni.com che troverai una serie di articoli che ti possono aiutare. Quindi agisci e ci vediamo domani. Ciao Mary!